Abbiamo preparato anche qualche slide, ma quelle le facciamo vedere dopo. Allora, l'operazione, come ha detto il comandante, è oro blanco e, come spesso succede, il nome ha poi attinenza con quello che è poi il motivo principale che ruota tutto intorno all'organizzazione. Oro blanco, chiaramente in questo caso vediamo sostanze stupefacenti, cocaina prevalentemente, che ha questo colore appunto bianco e che, viste le quotazioni di mercato e viste le quantità che circolavano, sicuramente arricchiva i trafficanti. Abbiamo detto organizzazione, quindi italo-albanese. In realtà parliamo comunque di soggetti di etnia albanese, ma che erano residenti e che vivevano nelle province della Lombardia già da alcuni anni. Quindi non parliamo di soggetti che sono venuti in Italia per... Sono soggetti che, diciamo, sono di origine albanese, ma ormai residenti da anni in Italia. Comunque ci sono anche tre italiani coinvolti. Le province interessate sono state prevalentemente, almeno per quelle che sono state le risultanze della nostra indagine, la provincia di Lecco, la provincia di Como, la provincia di Monza e la provincia di Milano. Cosa succedeva? L'organizzazione criminale importava sostanze stupefacenti dalla Spagna e dall'Olanda, la faceva arrivare in Italia, dopodiché si occupava della distribuzione. La nostra organizzazione in realtà, più che distribuzione di minuta vendita, riforniva a sua volta poi una rete di spacciatori, quindi loro facevano arrivare il grosso del carico, il grosso della quantità stupefacente, che poi veniva distribuita in una serie di chiamiamoli punti vendita, anche se il termine chiaramente è mutuato da attività economiche, ma in realtà proprio questo poi succedeva. La droga veniva rivenduta sul territorio, quindi portando all'organizzazione tutta una serie di proventi. Quindi abbiamo detto, proveniva dalla Spagna e dall'Olanda, come arrivava in Italia? Arrivava attraverso il traffico su ruota sostanzialmente, quindi veniva importato attraverso il trasporto avveniva mediante una società di autotrasporti italiana, di Erba, provincia di Como, che effettuava trasporti per conto terzi, quindi aveva tutta una serie di camion che viaggiavano per l'Europa, viaggiavano per l'Italia e che insieme ai carichi normali ogni tanto, quindi non parliamo di tutta l'attività economica della società, ma ogni tanto in questi camion veniva aggiunto, tra virgolette, il carico di sostanze stupefacenti e quindi così viaggiava sotto copertura, quindi nascosto tra la merce e in qualche modo veniva fatto arrivare in Italia. Arrivava quindi qui a Erba.